entriamo nel vivo dopo questa affermazione apodittica della ragazza: merito purvo salvo, Dio non c'è, quale ingiustizia? Avvocato Lucilla Anastasi. Allora, io inizio per prima, ma non dovrei essere io, perché sono un avvocato civilista e quindi provo a entrare a condividere questa sofferenza con il presidente Bianchi, perché scusate Leoni, chiedo scusa, Leoni è un mio cliente, Bianchi è il nostro cliente, con il presidente Leoni, perché è tutto il libro che io ho veramente letto con, non sono riuscita a smettere di leggerlo, quindi mi ha preso dalla prima pagina all'ultima, questo glielo devo proprio dire, perché in realtà è un percorso che lei fa di se stesso e su se stesso, di tutto il suo vissuto, di tutti i casi che lei ha incontrato, perché dietro a quei casi che lei ha dovuto, sui quali ha dovuto decidere, c'è tutta una sofferenza, c'è tutto un carico emotivo e anche una volontà di entrare nel vivo proprio delle emozioni, di capire quello che c'è dietro a tutto questo. E quindi mi ha colpito molto il caso, ecco appunto, in Calabria, dell'omicidio del figlio di un uomo che fa finta di non aver visto gli uccisori del proprio figlio. Perché? Perché comunque non per omertà, ma per paura, non per nascondere chi ha ucciso, ma proprio per paura, che per proteggere la propria famiglia. E lei si chiede, si pone questi interrogativi. Io ho visto che ho letto appunto il libro con tanta attenzione e con trasporto, perché c'è proprio un collegamento continuo tra il chiedersi continuamente qual è il confine tra la legalità, il diritto, la legge e la giustizia. Perché dietro alla giustizia c'è tutto un mondo. Cos'è la cosa giusta? Qual è? Se c'è, è giusta la punizione, ma è giusto anche vivere nelle carceri dove si vive, come a volte in situazioni bestiali, animalesche, dove la gente non si può redimere, ma anzi forse le persone che vi entrano ne escono maggiormente minate nell'anima. E quindi dov'è che la legge, dov'è che la giustizia interviene? Nella redenzione, nel riabilitarsi? Questo dovrebbe fare la giustizia, se ci fosse. Io credo molto nelle istituzioni, è evidente, sono un avvocato, per definizione credo nelle istituzioni, ma credo che ci siano delle carenze veramente sostanziali, cioè a monte, quindi a partire dalle nostre cancellerie che non hanno la carta, le spillatrici, alle carceri che sono veramente, dalla fotocopia alle carceri che sono in condizioni disastrose. Io ero a capo un avvocato per un cliente, un imprenditore che seguivo sul civile, e ho avuto l'occasione di andare al carcere di Reggio Calabria. Ero proprio un'intrusa, perché ero veramente un'intrusa, ma addirittura ho visto che ci sono le porte ancora ad altezza, non ci passa una persona più alta di 1,70 m attraverso le porte, e questo mi ha già turbato, cioè tu entri in questi portoncini e devi abbassare la testa. E quindi già il disagio. E poi vedevo che i detenuti lavoravano alacremente ai giardini, sapevo che in quel momento anche l'imprenditore che assistevo era ingiustamente poi detenuto, perché poi è stato assolto perché il fatto non sussiste, con formula piena. Potrebbe essere che uso dei termini sbagliati, però spero insomma che la mia cultura giuridica basti, e vedevo che anche lui si era messo a lavorare per migliorare la situazione del carcere, quindi avevano rinnovato la biblioteca, distribuivano i libri ai detenuti, c'è tanta volontà di fare, però ritengo che c'è ancora tanto a fare, come lei ben sottolinea nel suo libro. Quindi dobbiamo analizzare quali sono i veri problemi, e la politica
che fa molto poco, si dovrebbe fare di più, e non perché c'è il momento di apparire, ma proprio perché è importante intervenire. Quindi lei ha ben sottolineato, con garbo ma anche con sofferenza, tutte queste problematiche. Quindi io ritengo che sia un libro che tutti dovrebbero leggere, anche i non addetti ai lavori, perché ci fa rendere conto veramente di quello che c'è dietro, non solo agli avvocati, perché pure noi soffriamo quando dobbiamo entrare, per esempio io mi occupo di diritto di famiglia e quindi per ovvi motivi devo entrare nelle emozioni degli altri, ma anche quello che c'è dietro all'animo di un magistrato che deve decidere del futuro e della vita di un'altra persona. Quindi io le faccio i miei complimenti, veramente non voglio rubare altro tempo agli altri, e veramente congratulazioni e complimenti, perché è un libro che ci fa entrare nel vivo delle emozioni, di quello che veramente accade nelle aule di giustizia. Grazie. Grazie, avvocato Anastasio.